Ciao amici, bentornati al mio salotto. Oggi volevo parlare di caffè verde. Di che cos'è il caffè verde? È un integratore che aiuta a attivare il metabolismo basale. Metabolismo basale. Allora, molte persone quando pensano alla rimessa in forma pensano immediatamente al movimento. Dice: ah, mi devo muovere, mi devo muovere, mi devo andare a scappare in palestra. È vero, ti devi fare il movimento, però quando noi invecchiamo, ci sono tre perni che, anche più di tre perni, però tre perni importanti di quelle che incidono sul nostro peso è ovviamente il movimento, ovviamente digestione o mangiare, quelle che mangiamo e come l'effetto termogenico della digestione, e poi c'è un altro fattore, rata metabolica basale. E la rata metabolica basale non ha niente a che fare con il movimento. E per fare tutto vedere questo, andiamo a scoprire subito insieme che cos'è la rata metabolica basale, poi te lo spiego al meglio. Allora, indovinate quante calorie bruciate in un giorno? Ok, molti scappano, subito pensano al movimento, no? Ma non è vero, cioè in parte è vero, però attenzione, solo l'attività fisica rappresenta circa il 20% del tutto la somma totale. Invece altri fattori sono età, grandezza del corpo, ma tra questi quale consumi di più giornalmente? E la risposta è rata metabolica basale, 70% del consumo calorico al giorno è grazie al metabolismo basale. E come si misura questo metabolismo basale? A riposo? A digiuno? In un luogo temperato dove non stai producendo neanche calore. Il metabolismo basale rappresenta i consumi legati a organi e processi vitali, il cervello, il fegato, i polmoni. E consuma tantissime calorie, circa il 70% di tutte le calorie che tu consumi al giorno. Così se tu pensi che puoi, diciamo, compensare con il movimento, con lungo andare, 70% con 20%, matematicamente è impossibile. Allora, io vorrei sempre condividere con voi questo file, così possiamo vederlo insieme e capiamo insieme come, ok, e perché questa rata metabolica basale. Io vi ho già detto che noi, tanto tanto tempo fa, eravamo cacciatori e raccoglitori. Avevamo tanto movimento da eseguire perché dovevamo cacciare nostra preda o cercare il nostro cibo, e dall'altra parte avevamo tanto freddo perché non avevamo né riscaldamenti né fissa dimora e i nostri corpi erano cioè, abituati a consumare tante, ma tante, ma tante calorie. Che cosa è successo? Con il tempo, anche in confronto ai nostri nonni o bisnonni, vedrai che le macchine. Ci sono macchine per ogni cosa adesso, per frullare, per lavare, per sciacquare, per lo servo sterzo della macchina. Muoviamoci di meno, siamo molto più sedentari, abbiamo riscaldamento, abbiamo ridotto i consumi calorici durante l'arco della giornata e abbiamo un'esuberanza di cibo. Abbiamo cibo sempre alla portata di tutte le parti. Abbiamo supermercati aperti 24 ore su 24, troviamo cibo, ristoranti, c'è sempre cibo a disposizione. Questo ha fatto sì che abbiamo tolto il movimento da una parte, aumentato i consumi dall'altra parte. In tutto questo c'è il nostro DNA che non cambia così velocemente. Il nostro DNA più o meno sta ragionando ancora come 50.000 anni fa. Questo vuol dire che lui dice: risparmio energia, metto via grasso. Grasso è una batteria. Il grasso è qualcosa che il nostro corpo usa per i momenti di carestia. Così, perché io vado a parlarti del, diciamo, metabolismo basale? Perché anche se tu sei uno sportivo, anche se tu sei una persona che mangia benissimo, prima o poi imbatterai anche tu con il problema del rallentamento metabolico perché è legato al nostro DNA, come siamo programmati, come siamo come esseri umani e nostra rata metabolica basale invecchia più o meno 1% all'anno fino a 40-45 anni, poi comincia a galoppare e si rallenta ancora più velocemente dopo la menopausa o andropausa. Allora, guardiamo questo file. E noterete che cala dopo 25 anni in modo lineare la rata metabolica basale, che ti devo ricordare non ha niente a che fare con il movimento. Così chiedi a qualsiasi sportivo là fuori e te la confermeranno questo. Dice: io non ho lo stesso corpo a 50 anni che ce l'avevo a 20 anni. Può essere un bellissimo corpo, può essere un corpo tonicissimo, ma non hanno la stessa proprio
densità dei muscoli, densità, cioè non hanno la stessa forma, perché man mano che invecchiamo cominciamo a mettere più grasso e meno muscolo. Ok, come possiamo agire? E voglio farti vedere sempre con i numeroni, perché a me piace i numeroni che ci aiutano a capire la rata metabolica basale. A prescindere dal movimento, questo è solo per sopravvivere, cioè come una macchina di fronte al semaforo, è accesa ma non sta né accelerando né proseguendo né muovendo. Quella è la rata metabolica basale, quello che mi tiene da ferma, acceso tutti i processi vitali a prescindere dal movimento. Quella è la rata metabolica basale che piano piano si perde potenza con l'età. Ma io le posso ridare potenza, io posso dare forza, perché ci sono integratori che sono attivatori o riattivatori metabolici, perché sono antiossidanti. Antiossidanti proteggono le cellule dalle radicali liberi, perché sono tonici che aiutano a sostenere la rata metabolica basale e ci aiutano non solo a ritrovare la linea con più facilità, ci danno energia. È una cosa che io sono molto legata alla mia energia, perché mi piace muovermi, mi piace ballare, mi piace a fare tante cose belle. Però andiamo a vedere il numerone. Se a 20 anni per sopravvivere il mio cervello, i miei organi interni che rompono a quel semaforo rosso bruciano 1200 calorie al giorno, magari a 40 anni stanno bruciando soltanto 972 e arrivo a 70 anni stanno bruciando soltanto 700. Questo è un calcolo di un calo ponderale di 1% all'anno da 20 anni a 70 anni. Vi devo ricordare che la differenza qua sono quasi 500 calorie, e 500 calorie al giorno sono 15.000 calorie al mese e sono 180.000 calorie in un anno, e di solito i nutrizionisti calcolano per un chilo di grasso circa 7.000 calorie. Vuol dire che in un anno io da 70 anni a 20 anni dovrò gestire circa le calorie quanto? 25 kg di grasso. 25 kg di grasso. Però il problema nei 70 anni qual è? Ho meno voglia di muovermi, ho meno libertà del movimento, ho più problemi con l'articolazione. Così, come la posso riaffrontare questa rimessa in forma? E qua deve diventare un po' complicato, perché devo fare qualche cosa che mi permette di ritrovare la verve senza strafare. Ecco, c'è proprio lo fitoterapico per eccellenza, il caffè verde. Il caffè verde ci aiuta a dare tono al nostro metabolismo, che ci aiuta le cellule di essere protette dall'aggressività dei radicali liberi e ci aiuta la nostra rata metabolica a risollevarsi. Quando comincio a vedere meno chili o meno chili in esubero, che cosa succede? Avrò più voglia di muovermi. Andiamo a ascoltare un'amica che ci parla proprio di questo, perché è molto importante, che questa è una donna di 77 anni, 77 anni, che ci parla dei suoi benefici grazie proprio a caffè verde. Poi sto prendendo ancora il caffè verde, mm-hmm. La carnitina e un po' di cose. Beh, guarda che da quando le ho prepresi sono calata di 30 kg. Poi non sono più aumentata di un etto. Sai cosa vuol dire? Io ho perso 30 kg ma non sono più aumentata di un etto in un anno. Sono quasi 2 anni e mezzo. Io continuo il mantenimento, sì, continuo il mantenimento e mangio e sto bene. Uguale, non ho più niente, non ho più neanche un etto, non è aumentato neanche un etto. L'ultima domanda, Florina, quanti anni hai? 77. Immaginate di perdere a 77 anni 30 passa chili. 30 passa chili, cioè noi quando portiamo una valigia per andare in aeroporto non ci danno più di 23 kg, e lo sai quanto è grosso quella valigia. Provi di mettere tutto dentro, è comunque ingombrante, ma comunque è grosso, è una valigia. Immagini quello che vuol dire per la sua, non solo per la sua articolazione, ma la qualità del sonno, la verve per muovere, perché comunque non hai questo peso in esubero. E questo è perché tutti noi abbiamo pensato, giustamente, guardate diciamo questo grafico, che a 77 anni il metabolismo è lento. Ma che cosa è successo? È successo qualcosa alla rata metabolica basale. Lei ha detto: non ho cambiato niente.
Che significa? Molto probabilmente non sei andata a scrivere in palestra e hai cambiato la dieta, ha riattivato il metabolismo, che è la base di tutto questo concetto. Ma vi faccio ascoltare un'altra signora, perché a me questi, mi sono rimasta molto impressa queste testimonianze di persone che tutti noi abbiamo, me incluso, fino a cominciare questo processo da 7 anni, più di 7 anni con integrazione, che dopo una certa età dovevamo gettare la spugna. Invece non è così. Noi a qualsiasi età, a qualsiasi momento della nostra vita, possiamo ricominciare, riprovare, ripartire con dei fitoterapici che ci possono dare una grande mano. Ascoltate qua. Devo appunto complimentarmi con la signora Gill, perché io con il caffè verde che ho preso il primo, io sono dimagrita 16 kg. Con il caffè verde? I miei parenti mi prendevano in giro. Ora ho fatto una reclame che stanno prendendo tutti il caffè verde. 77. Cioè non ci credevo, è stata una cosa fuori del normale. Ho iniziato così e poi piano piano invece sono dimagrita 16 kg. Grazie per quello che hai fatto per me, perché comunque il caffè verde ha funzionato alla grande. Il caffè verde ha funzionato per tantissime persone, veramente tante persone là fuori che mi hanno raccontato che sono riusciti a avere risultati senza sofferenza, risultati senza grandi fatica, risultati di ritrovare una voglia di vivere, perché poi alla fine io sono fissata con questo invecchiamento, no? Abbiamo una scelta, noi possiamo invecchiare in una discoteca, no? Lasciando che il nostro corpo è una discoteca, o possiamo invecchiare e far sì che questo corpo diventi una prigione, integrando, proteggendo il metabolismo, aiutando le vene, aiutando l'articolazione, aiutando la postura, può far sì che noi possiamo veramente migliorare la qualità della nostra vita, ok? Per vivere bene, pieno di vitalità. Non è una questione estetica, non è una questione di essere più belli. Per carità, sarete anche più belli, però per quanto mi riguarda è più importante essere vitali. Questo canale si chiama Energy L, perché è legato a energia, legato a vitalità, legato a voglia, una voglia di vivere oltre ogni immaginazione. Così vi invito di provare integrazione, vi invito di provare caffè verde, vi invito di mettervi alla prova per vedere quante cose puoi ottenere giorno dopo giorno con i miei consigli. Baci da Gil, vi vedrò molto presto qui nel mio salotto.